E salve a tutti YouTube, si posso Filippo Ferenze qui con una nuova food review. Oggi andremo a provare la salsa barbecue white Alabama style. E sì, non avete letto male, ma la Delevelay ha portato qui nel mercato italiano, ebbene sì, la salsa barbecue però bianca. Una salsa che in America è veramente strafamosissima. E in che cosa consiste? Banalmente è la classica salsa barbecue, però come base abbiamo la maionese. Ma partiamo dal design. Il design vi posso dire molto figo perché esteriormente mi ha un po' fregato, perché pensavo che fosse una sorta di maionese o comunque una salsa bianca con tanto pepe nero, che in effetti un pochettino lo è, perché c'è scritto che c'è tanto pepe nero. Però la figata è di questo design e questo pollo che sgorga salsa barbecue white da ogni punto voi lo vediate. Dietro, come sempre, abbiamo tutti quei nostri ingredienti e ve lo trizionali. Barattolo, come sempre, da 250 grammi o 250 ml, pagato 2,19 euro. E ora vedremo se questa salsa sarà veramente ed effettivamente buona com'è dalla convenzione. Oppure no? Ed eccola qua la nostra salsa barbecue white. Vi posso dire che c'è un odore veramente incredibile, molto particolare, di aceto misto a salsa Worcester con un spiccato senso di pepe nero a naso. È molto traslucida, vi posso dire, e non vedo l'ora di assaggiarla, quindi buon appetito! Vi posso dire una delle salse più buone e più particolari che abbia mai provato, perché immediatamente ti arriva la schicchera del pepe nero, che è veramente in abbondanza, non nel vero, non nel senso negativo del termine, anzi, quindi per gli amanti del pepe nero ci siamo assolutamente. Poi abbiamo questo retrogusto leggermente acetoso che ti fa spiccare, ti fa sentire molto di più le note accentuate di questo pepe nero. E poi abbiamo in battuta finale questa delicatezza di maionese che in un certo senso ti pulisce il palato. È molto bilanciato come salsa. Non me l'aspettavo. Effettivamente si può provare su qualsiasi cosa, principalmente sul pollo. Però si potrebbe provare anche su un wurstel, sulle carote, sui salumi e, perché no, anche sui formaggi. Insomma, come avete potuto capire, mi sembra una salsa veramente versatile e la potete provare non solo su queste cose che vi ho fatto vedere, ma anche su altri mila piatti. Provare per credere. E quindi, ragazzi, dire, spero che questa inusuale sauce review vi sia piaciuta. Vi metterò qua sotto il link in descrizione altri video simili allo stesso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque, come sempre. Buon appetito!